Ok, dovremmo essere live, ragazzi. Quindi, come sempre, facciamo questi 2 o 3 minuti di setup, così la gente si connette e intanto io condivido tutti i vari link sui vari canali, su Facebook e sul gruppo. Quindi vediamo innanzitutto se la gente si connette. Fatemi sapere, ragazzi, come va, come state, se si sente bene, se si vede bene, se tutto è ok. Mentre io intanto condivido. Ok, vediamo un po'. C'è un po' di gente. Ciao Black Hole, ciao Guerrino. Ascoltiamoci un po' di musichetta rilassante mentre la gente si connette. Ok, alzo un pochino. Mentre la gente si connette, ragazzi, ascoltiamo un po' di musica e tra 2 minuti partiamo a bomba con la live. Se avete domande, intanto su magari alcuni argomenti che abbiamo trattato in settimana, fatele pure, ragazzi, nella chat che poi rispondo. Intanto condividiamo sul gruppo. Spacca sto pezzo. Ok, condivido sulla pagina e condivido sul gruppo e partiamo, ragazzi, eh? Un minuto si parte a bomba. Sulla pagina. Intanto salutiamo un po' di gente. Ciao Alessandro, ciao Marco, ciao Pasquale, ciao Vincenzo. Ok, ragazzi, pubblicato anche qua. Quindi partiamo ufficialmente con questa live. Abbasso un pochino la musica. Ok, fatemi sapere se è troppo forte. Ciao Matteo, sempre molto simpatico, pezzo di me. Scherzo, scherzo. Ma Matteo mi apostrofa sempre come Mastrota, ma io gli ho detto che per me è sempre un grande onore essere paragonato al grande Mastrota, soprattutto perché è un simbolo dei nostri anni, degli anni 80, dove siamo cresciuti, anche 90, dove siamo cresciuti noi, e è veramente un grande. E avevo una moglie molto molto bella, mi ricordo che da Pischello mi piaceva molto sua moglie. Ok, dai, partiamo ufficialmente, basta con le cavolate, mi ha fatto piacere sentire che la community è bella attiva, siamo già in un bel po', siamo già in quanti siamo, ragazzi? Siamo in 25-30 persone, quindi ragazzi, mi raccomando, condividete, mettete like, diciamo, diffondete il verbo se volete che facciamo altre live, che facciamo altri contenuti di questo tipo. E oggi partiamo a bomba con la nuova versione di WordPress 5.6. È stata rilasciata questa notte, quindi è una major release, credo, quindi è uno di quegli aggiornamenti belli tosti di WordPress che su tanti siti vanno fatti a mano, ok? Non possiamo, dipende un po' da che versione abbiamo prima di WordPress e da come abbiamo settato il nostro WordPress, però questi aggiornamenti così importanti solitamente è meglio farli a mano, perché sono major release e vanno a impattare in maniera notevole sulle funzionalità di WordPress. Detto questo, qui ho appena installato in un'installazione di test nel mio testare in locale questa nuova versione, vediamo un po' che novità ci sono. Praticamente adesso io gli ho dato un'occhiata veloce prima, però diciamo che non ci sono secondo me novità incredibili, però ci sono un bel po' di miglioramenti, quindi ci sono un po' di miglioramenti per quanto riguarda il
Gutenberg, quindi l'editore a blocchi, ci sono, c'è più flessibilità. Ho visto che adesso nella blocco cover c'è la possibilità di mettere anche il video background, molto bene, e c'è la possibilità anche di andare a fare, diciamo, a fare, a costruire i block patterns, che è un altro tipo di utilizzo dei blocchi interessante. Prova la potenza dei modelli, semplifica il tuo flusso di lavoro, ok, tutto molto bello. Un'altra cosa che si può fare con questa versione è inserire le didascalie nei video, che voglio dire, sì, figo, però non è una di quelle funzionalità che utilizziamo tanto. Intanto, ragazzi, vedo che state facendo domande, andate pure che poi rispondiamo. Altra cosa, che questa invece è una novità degna di nota, è il nuovo tema, il 2021, ovvero il 2021, il nuovo tema per l'anno nuovo di WordPress. Secondo me è carino, molto figo, però non è, diciamo, tra i temi non è quello che mi fa più impazzire degli ultimi anni che hanno fatto WordPress. È molto, come al solito, è molto minimal, c'è un bell'uso dei colori, bella tipografia, però ha questo stile qua molto, diciamo, cos'è, questo impressionismo, comunque French Painters del 1800, ok, figo, però non mi fa impazzire, sono sincero. Si possono utilizzare vari colori, ok, quindi molto molto interessante il fatto di poter cambiare le tonalità del colore del tema. E poi vediamo miglioramenti per tutti. Infatti sì, ci sono, diciamo, adesso ci sono una nuova policy sugli aggiornamenti automatici anche dei plugin, che però io non ho ancora ben capito, perché se mi aggiorni in automatico i plugin non è proprio il massimo, perché mi puoi far scassare alcuni tipi di siti. Se mi aggiorni per esempio WooCommerce in automatico, rischi di crearmi un po' di problemi. Poi vediamo un po' template di dichiarazione di accessibilità, ok, quindi anche a livello di accessibilità miglioramenti, molto bene. L'accessibilità è sempre una cosa molto utile, anche se purtroppo non in tutti i progetti possiamo creare siti perfettamente accessibili. E poi vediamo un po' per gli sviluppatori, ok, niente di, secondo me, niente di degno di nota, ok, autenticazione REST API migliorate, PHP 8 che penso che nessuno utilizzerà ancora. Comunque la morale della favola, secondo me, è che questo aggiornamento qua bisogna aspettare l'anno prossimo a farlo, cioè aspettiamo qualche settimana, perché i rischi di aggiornare adesso sotto Natale, meglio di no, meglio farlo l'anno prossimo, quando magari sarà già stata fatta qualche minor release che renderà il tutto più stabile e più solido. Quindi direi di non andare avanti, cioè di non installare subito, a meno che uno, vabbè, non sta sviluppando un sito nuovo, allora può aggiornare e può praticamente vedere un po' quali sono le nuove novità. Proviamo ad andare a vedere un po' le nuove novità. Andiamo a creare una nuova pagina e vediamo un po' se mi fa vedere qualcosa, perché in teoria, se adesso vado a crearmi, innanzitutto dovrei avere il nuovo tema, però se vado a crearmi un nuovo blocco qui, per esempio, già qui qua vedo già un bug non si vede il pulsante più. Quindi proviamo ad andare a mettere una cover, vedere se è cambiato un po' la grafica. La grafica è leggermente cambiata del block editor. Proviamo a mettere un'immagine. Mettiamo un'immagine. Vediamo un po' se i controlli sono cambiati. Ma forse ci sono dei piccoli cambiamenti, però io sinceramente non vedo tutto questo grande cambiamento. Ok, proviamo ad andare a pubblicare e mettere sul tema nuovo. E vediamo un po' come si presenta qua. Aperta pubblica, ok, mi sembra tutto molto simile a prima a livello di velocità. Bene, ecco qua il nuovo tema, attiviamo e vediamo un po' il nuovo tema e vediamo un po' come si presenta qua il nuovo tema. Super minimal, ok, proviamo a vedere l'articolo singolo, ok, molto molto belli grandi questi pulsanti, ok, bello qua il testo così. Proviamo a vedere un po' a
a livello di Gutenberg come si presenta il backend, se è cambiato qualcosa, ok, ci fa vedere tutto molto, molto simile a quello che è il front, va bene. Ok, quindi devo dire che, cioè, diciamo che questa è una nuova versione che però non mi sento di dire che porta chissà che grandi novità. Vediamo un po' di domande se ci sono, ragazzi. Intanto saluto Mirko, saluto Luca. Condividici anche la playlist? Sì, ragazzi, ve la posso condividere sul gruppo. Ciao Giuseppe. Davide Toto dice: solo me lago un po', credo che sei solo tu perché nessun altro ha scritto qualcosa. Ciao Alberto, ciao Lorenzo. Vediamo un attimo le domande. Alessia Francese: per quanto riguarda gli e-commerce, molti usano WooCommerce, non è meglio andare a creare il database da zero? Guarda Alessia, questa domanda mi denota che tu, diciamo, hai un po' di lacune nel senso, non possiamo fare un e-commerce da zero, non si può andare a sviluppare un e-commerce da zero, a meno che, vabbè, tu non hai magari, non so, qualche centinaio di migliaia di euro di budget. Però nel web design di adesso praticamente si utilizzano i CMS, si utilizzano dei pacchetti software che sono stati creati dalle community che in maniera gratuita attraverso l'open source creano software e le rilasciano. Quindi assolutamente no, non ha senso creare un database da zero per un e-commerce. Quando la nuova versione di Naked Press? Beh, la Naked Press, che è il tema base che utilizziamo all'interno dei miei corsi, non avrà una versione nuova perché è talmente scarno che non ha bisogno di una versione nuova. Se intendi invece la nuova versione del tema e-commerce che ho creato, che si chiama AluxVoo, che è quello che creiamo nel corso Next Level Woo, arriverà prima di Natale, e arriverà un'altra sorpresa, un altro regalo sempre prima di Natale. Ci sto lavorando in questi giorni e ne parlerò quando avrò finito di fare questa cosa prima di Natale. Comunque arriverà un bel regalino di Natale come sempre, ragazzi, ormai vi ho abituato bene che a Natale c'è qualche regalo, e quindi anche quest'anno ci sarà. Ok, detto questo, quindi il nuovo tema AluxVoo uscirà, quello che vi ho fatto vedere anche nelle altre live, uscirà prima di Natale per tutti quelli che hanno comprato Next Level Woo. Altre cose delle quali volevo parlarvi: in questi giorni abbiamo parlato tanto sia di Page Builder e sia di marketing applicato ai siti web, ok? Che sono argomenti che magari non trattiamo tanto spesso, ma con l'anno nuovo vorrei parlare di più, sia di comunicazione e marketing applicati ai siti web, perché è molto importante avere una comunicazione e avere un marketing studiato all'interno dei nostri siti, e parleremo anche di Page Builder, perché comunque dopo 3 anni che ho provato Elementor e che ho provato vari Page Builder, vorrei, visto che tanti mi hanno suggerito prova Elementor, prova Oxygen, prova quest'altro Page Builder, tanti mi hanno scritto di provarli, quindi penso che con l'anno prossimo li proverò, farò delle analisi e vi porterò sul canale qualche contenuto a riguardo. Detto questo, abbiamo nella nostra community abbiamo sempre parlato diciamo di design, di codice, di aspetti tecnici, e abbiamo parlato anche diciamo di comunicazione, di marketing applicato ai siti web, ma con l'anno nuovo vorrei comunque andare un po' più a fondo in questo argomento, perché mi rendo conto che tanti di noi fanno siti fanno siti a 360 gradi, nel senso che siamo quelli che disegnano il sito, siamo quelli che poi lo sviluppano, siamo quelli che poi lo mettiamo online, siamo quelli che poi inseriscono i contenuti, ed è fondamentale, se siamo freelance, saper fare un po' tutte queste cose. Cioè è molto importante saper fare il design, e sapere quali sono le regole del design, è molto importante saper fare la parte tecnica, è molto importante saper fare la parte di comunicazione. E sento che noi siamo, come community, come anche i miei contenuti, siamo molto forti sulla parte tecnica, siamo abbastanza forti, anche se non siamo fortissimi, dobbiamo migliorare, parlo diciamo a livello generale dal punto di vista del design, e siamo un po' meno forti dal punto di vista della comunicazione, che è un aspetto fondamentale. Quindi se manca uno di questi tre pilastri, cioè se manca il design, se manca la comunicazione o se manca la tecnica, il sito difficilmente funziona bene, ok? Quindi questi sono
questi tre pilastri, e già che ci siamo, vi sto un po' parlando di quello che vorrei fare nei prossimi contenuti, prendere di fare quell'anno prossimo. Vorrei arrivare a portare dei contenuti in tutte queste tre aree, in maniera tale da alzare il livello in tutte queste tre aree, quindi alzare il livello a livello di design e alzare il livello dal punto di vista della comunicazione, perché queste tre cose sono fondamentali perché i progetti funzionano. E visto che ultimamente io ho lavorato di più nei miei progetti sulla comunicazione e sul design, e questi progetti hanno avuto più successo, hanno avuto veramente dei risultati maggiori rispetto a come lavoravo prima, voglio portare questi contenuti all'interno della community e voglio spiegarvi che queste cose, cioè che non dobbiamo sottovalutare l'aspetto del design e che non dobbiamo sottovalutare l'aspetto della comunicazione. Quindi questi sono i tre pilastri e questi sono, diciamo, sono i ragionamenti che sto facendo in questo periodo pensando ai contenuti dell'anno prossimo. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate a riguardo, fatemelo sapere nella chat, ma penso che comunque poi faremo o delle live apposite su questi argomenti per capire anche voi cosa ne pensate, o comunque vi farò fare, cioè ci confronteremo magari tramite anche, non so, un questionario piuttosto che un sondaggio sui nuovi contenuti, come di solito facciamo a fine anno / inizio anno. Cioè a inizio anno dobbiamo decidere tutti insieme su che strada fare nuovi contenuti. Io ho fatto questo ragionamento qua, che è la mia percezione in base a quello che sento nel gruppo, che sento sui commenti YouTube, che sento nelle chat. Quindi questi sono i tre pilastri, dobbiamo essere forti in tutti questi tre pilastri, ragazzi. Se siamo forti in tutti questi tre pilastri, possiamo veramente far avere risultati ai nostri clienti, possiamo guadagnare bene, ma possiamo avere anche tante soddisfazioni a livello di progetti che funzionano. Quindi questo era un po' il cappello che volevo farvi a livello di live sugli argomenti. Vediamo un po' di domande. Contenuti su comunicazione e marketing sono ben accetti. Molto bene. Alessia mi dice: volevo comprare il corso creare un e-commerce da zero, utilizzi il tuo tema? Sì, utilizzo il mio tema, non utilizzo Sullivan nel corso e-commerce da zero. Grande Andrea, volevo chiedere se ti andassi di portare un contenuto in cui parli e giudichi i progetti degli utenti. Guarda, sì, Dark Flame, dunque praticamente abbiamo fatto un video così, un po' di di test, dove ho sistemato l'e-commerce di uno dei ragazzi del gruppo, il suo primo e-commerce. È il video che ho fatto sul canale un paio di settimane fa, vallo a vedere, ed è stato un contenuto che molti avete apprezzato. Quindi sicuramente se ti iscrivi sul gruppo Next Level WordPress e posti lì i tuoi lavori, poi praticamente quando ogni tanto farò un video dove vado a darvi feedback in live o comunque in un video sui vostri lavori, vi do un po' di dritte sia io che tutti gli altri ragazzi della community. Quindi se volete far valutare i vostri progetti, ragazzi, iscrivetevi al gruppo Facebook, c'è il link sicuramente qui sotto in descrizione da qualche parte, e postate lì i vostri lavori. Carlo mi dice: sono proprio d'accordo, grazie mille Carlo, tu sei uno dei miei studenti storici migliori, quindi io ascolto molto i tuoi feedback, ma ascolto in generale i feedback di tutti gli utenti. Daniele, grande Daniele, un altro dei ragazzi super attivi all'interno della community. Ottima idea Andrea, fondamentale approfondire l'aspetto marketing e comunicazione nei siti, ottimo. Andiamo avanti. Daniele, fantastico. Carlo, volentieri. Ciao Andrea, penso che sia un'ottima idea approfondire la UX, comunicazione e tutto quello che riguarda l'esperienza utente. Guarda, lo faremo sicuramente. Ho qui, sono sommerso dai libri su UX, conversion design e manuali sull'esperienza utente e quant'altro, quindi ho mischiato tutte queste conoscenze con appunto questi ultimi lavori, nel senso che negli ultimi 2 o 3 anni mi sono concentrato molto su questo aspetto. Adesso sento di averlo abbastanza assimilato e posso insegnarlo perché ho già sul campo testato un bel po' di cose.
Implementazione di Swoop con Anima.js, chiede Lorenzo. Guarda, è una delle cose che sicuramente faremo l'anno prossimo all'interno del corso Dev. Sicuramente farò anche qualcosa di free su YouTube a riguardo, però adesso il focus è più questo che vi dicevo, più che animazioni adesso, cioè è sempre un po' il solito discorso, le animazioni e tutto quello che riguarda Anime.js, quindi fare effetti grafici, serve a supporto della comunicazione, serve a supporto della user experience. Quindi sicuramente animazioni, però in questa ottica, nell'ottica della comunicazione, di aumentare la conversion rate, aumentare la user experience. Vedo ragazzi che siete in 58 collegati, spolliciate, fate un bel like, condividete, mi raccomando, così facciamo, diffondiamo il verbo. Cosa ne pensi di CrocoBlock? Non lo conosco, non conosco CrocoBlock, l'ho già sentito, però non sono mai andato a diciamo ad approfondirlo. Se è un page builder, no, non lo conosco. Non lo conosco, però sicuramente l'anno prossimo, ragazzi, all'inizio dell'anno prossimo farò dei test sui builder che mi avete consigliati, che sono Oxygen, Elementor, che avevo già provato ma non mi era piaciuto, però sono passati 3 anni, magari sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo. Toolkit Builder with Elementor, e questo qua, boh, non lo so, andrò a vedermelo, è un tool di Elementor. Andrò a vederlo. Sicuramente i page builder che valuterò saranno quelli che mi riescono a dare le migliori performance, quindi e la migliore esperienza utente durante lo sviluppo del sito. Quindi se c'è un page builder che è complesso da utilizzare ed è lento, allora perché devo usare un page builder? Perché col codice sono più veloce, no? Quindi io voglio utilizzare un page builder in quest'ottica. Non è che col page builder faccio tutto. Con il page builder potrei fare, se trovo un page builder che mi convince, le pagine dove abbiamo del contenuto statico. Quindi andrei a lavorare sulle funzionalità del sito via codice. La pagina about, la pagina, la landing di presentazione, potrei farla con un page builder. Logicamente se è un progetto dove non ho bisogno di avere tantissime performance, se è un progetto dove non ho tantissime funzionalità. Perché per esempio su un e-commerce, se già un e-commerce è pesante di suo, se ci aggiungo anche il page builder, adesso non, secondo me non va bene, soprattutto se è un e-commerce molto con tante visite. Ok, quindi testerò sicuramente questi page builder, andrò a vedermi anche questo CrocoBlock. Se avete esperienza a riguardo, ragazzi, postatelo nei commenti, scrivetemelo da qualche parte, perché aggiungo il page builder da testare alla lista. Come ti ho detto, adesso abbiamo Elementor, Oxygen, uno nuovo che è una figata, che sembra una figata, però devo ancora testarlo, questo CrocoBlock qua, ce ne sono un bel po'. Vediamo un po' gli altri commenti. Marketing, ok, marketing di comunicazione. Ciao Andrea, ho visto anche l'uscita del nuovo tema per un cliente low budget, pensavo di sviluppare un sito utilizzando come base il template preferito di WordPress più Gutenberg. Ma sì, puoi farlo se non hai grandissimi esigenze in termini di design. Puoi usare anche il tema WordPress base e andarlo a modificare. Ciao ragazzi, grande Simone, intanto mi hanno suonato il citofono, ma chi se ne frega. Ciao ragazzi, ciao Simone, eccolo qui. Rocco, ciao Andrea, ho già un sito attivo e vorrei rinnovarlo in queste vacanze di Natale. Farò tutto in locale per poi passare online. Consigli per effettuare il trasferimento? Questa è una domanda che mi avete già fatto. Per fare trasferimento da locale online ti consiglio un plugin che si chiama WP Migrate DB. WP Migrate DB ti permette di fare un export del database cambiando gli URL, e questa cosa è molto interessante perché praticamente... Che palle ragazzi, mi suonano, devo andare ad aprire il citofono, scusatemi, è la mia ragazza, un secondo e torno. Il bello della diretta, ragazzi, scusate se vi ho mollato qua, ma sapete, alle donne non si comanda, e quindi spero che adesso di avergli aperto. Ok, ok, quindi salutiamo Simone, salutiamo, dunque, vediamo un attimo qui. Ciao Massimo, ciao Andrea, col tuo corso WooCommerce si impara a creare temi WooCommerce da zero? Sì.
Parti dall'HTML e crei un tema custom? Sì, assolutamente sì. Questo per rispondere a Marco. Ok, Marco, ok, vediamo Simone, mostra il commento di Simone, vediamo un po'. Ma continua come già fai per page builder, fuck, dice Simone, grande Simone. Diciamo che ogni tot anni, io diciamo logicamente la velocità, la pulizia, le performance che avrai facendo il codice non si avrà mai con i page builder, o comunque la flessibilità che ti dà il codice non ce l'avrai mai con un builder. Però, visto che io comunque me l'avete scritto in tanti, visto che ci sono tanti utenti che mi dicono prova, fai, eccetera, io sono comunque una persona aperta, quindi non è che vedo o nero o bianco. Su certi progetti, l'abbiamo sempre detto, progetti con poco budget, poco funzionalità, si possono utilizzare i builder. Io li avevo provati a suo tempo, all'inizio erano veramente, senza dire parolacce, erano veramente terribili. Poi sono nati robe nuove, poi sono migliorati, quindi sono sempre aperto a provare cose nuove, non ho tutti queste menate. Vedremo un po'. Ok, vediamo un po' Alessandro. Zara, Elementor costa una cifra l'anno. Ok, meglio generare il generatore di temi Divi. Vedremo, poi li testerò, ti dirò. Alberto, potrebbe esserci in programma un video dove spieghi come risolvere i vari problemi dei vari tools con Big DOM e PageSpeed. Quello è dunque è una cosa che già faccio nel corso. Non so se tu, Alberto, hai il corso Next Level VP Pro. Nel corso Next Level VP Pro vediamo come ottimizzare un sito dal punto di vista delle performance con Ping DOM. Ok. Io per migrare ho sempre usato Duplicator. Sì, anche Duplicator è il competitor di VP Migrate. Faresti il tuo sito da zero dal vivo, Andrea, perché è fantastico. Guarda, adesso diciamo che non ho... fare un sito da zero dal vivo è estremamente impegnativo, innanzitutto perché comunque mentre tu sviluppi ci sono dei momenti morti dove tu ti fermi, devi pensare, mentre invece se sei in live devi continuare. Però sicuramente adesso ho impostato il mio nuovo sito, l'ho impostato ma non è ancora visibile a nessuno. L'ho impostato, quando avrò finito questa impostazione qua, magari la messa online la facciamo live, cioè che praticamente devo fare degli ultimi test, delle ultime migliorie, quello potrei farlo in live, perché no? Anziché perché farlo prima il sito, perché non lo fai direttamente su SiteGround? Per un discorso di velocità nello sviluppo. Io solitamente cosa faccio? Sviluppo la prima parte del sito in locale, poi una volta che ho diciamo lo scheletro, le fondamenta del sito pronte, carico il sito online e faccio le migliorie online. Ok. Mai tenere fuori dalla porta la ragazza, esatto. Ciao Andrea, ma dove metti di solito il tuo nome nei siti? Nel footer? Sì, lo metto nei footer. Andrea, ma adesso... No, Andrea, c'è un cane che dorme nel camino? Sì, è la cuccia. Adesso si sta anche leccando le parti intime. Ok. Ma ti occupi anche del SEO quando fai i siti? Sì. Sì, sì, mi occupo di tutto, cioè se tu sei freelance devi fare tutto, no? Devi saper fare lo sviluppo, devi saper fare il design, la comunicazione, devi saper fare le basi della SEO. Ok, quindi sì, mi occupo anche di ottimizzazione di SEO. Ciao Andrea, ok, i builder in genere fanno pena, ma se il cliente ti chiede la possibilità di inserire contenuti, modificare la struttura, magari solo nei post, beh, per quelle esigenze lì direi di utilizzare Gutenberg, non un builder. Secondo me è un errore molto grande fare un sito magari con un builder e poi dire al cliente ma vai, fai pure, sistematelo tu, perché il cliente non ha studiato web design. Quindi scasina tutto il sito, cioè perché noi studiamo web design, perché noi studiamo la comunicazione, perché così siamo, e perché noi studiamo la user experience, perché poi sappiamo progettare il sito nella maniera corretta. Poi lo realizziamo col codice, lo realizziamo col builder, lo realizziamo con quello che vuoi, però alla fine quello che importa è che il sito vada veloce e che la struttura sia professionale, che sia fatta per arrivare all'obiettivo che ti sei prefissato. Se lo fai fare al cliente è quello che non, cioè lui non ha studiato, non ha la tua esperienza e quindi scasina tutto. Per questo bisogna studiare comunicazione, user experience e web design, perché questi argomenti sono quelli che se anche uscirà un tool tra qualche anno che ti permette di fare i siti da solo, tu avrai l'esperienza del web design, della comunicazione e del marketing, che questa cosa qua
se uno non studia per anni non avrà mai la tua competenza e quindi può farsi il sito da solo, ma il sito non funzionerà. Come ottimizzare la SEO? Ci sono dei tool online, anche questo lo faccio vedere nel corso, come ottimizzare la SEO. Puoi usare Yoast plugin, puoi usare anche quello nuovo RankMath, e poi ci sono dei tool come SEO Tester Online che ti permettono di ottimizzare il sito. Sarebbe bello utilizzare, vedere qualche video sulla SEO, cercali, li ho già fatti, ho fatto video molto gratuite, ho fatto video gratuiti su YouTube approfonditi sulla SEO, se cerchi sul canale li trovi. Massimo Seron, prova SEO Tester Online. Ok, sì, i migliori tool sono SEO Tester Online, però adesso puoi usarlo poche volte. Un altro tool molto interessante per fare check SEO è quello di Neil Patel, non mi ricordo come si chiama, però se cerchi Neil Patel tool SEO lo trovi. Ok, dai ragazzi, l'ultima carrellata di domande e poi andiamo tutti a pappare. Ciao Andrea, in locale che ambiente hai, che software usi come virtual machine? Uso o local oppure uso AMPS. Il migliore, sono sincero, anche secondo me è local, infatti in tutti i corsi uso local. Adesso sto utilizzando AMPS, che è questo qua, semplicemente perché local è più pesante, mentre invece AMPS, questo qua, è più leggero e praticamente, visto che sto facendo una live streaming in 1080p e questa è molto pesante per il computer, se utilizzavo local mi si impiantava il computer, non riuscivo a fare tutto. Quindi sto usando AMPS, che è un po' più problematico, e questo qua è un po' più problematico nell'installazione e dal punto di vista visuale, te lo faccio vedere, guarda qua, e dal punto di vista visuale è un po' vecchio stile, vedi? Però è molto leggero rispetto local e ti permette di installare WordPress in un click, basta che vai qua, gli dici WordPress e lui installa bomba, quindi gli puoi dire c'è la quick installation come sul server, cioè sul SiteGround, tu hai lo stesso pannello per installare i siti, quindi sto utilizzando AMPS per fare questo tipo di... per sviluppare online. Ok, andiamo a vedere altre domande. L'ultima carrellata: cosa ne pensi di Netlify? Volevo mettere online un sito che devo ancora finire, però non voglio pagare perché è poco professionale, non lo conosco. Lorenzo Pilla: Andrea, anteprima esclusiva del nuovo sito, te lo potrei far vedere, però magari posto qualcosa sul gruppo dopo, vi faccio vedere qualcosina. Come gestisci la fase di consegna del sito al cliente? Gli lasci l'accesso ai permessi di admin o lo limiti? Dipende dal cliente. Se è un cliente non è smanettone, che gli dici guarda il video, io faccio sempre un video screencast quando consegno il sito al cliente, gli faccio un video dove si vede lo schermo del computer, gli faccio vedere come modificare le pagine, come pubblicare un articolo, e gli faccio vedere quello che può fare senza scazzare tutto, no? Quindi gli dico questo è il video, segui questo video, non fare robe che non ci sono in questo video, al massimo mi scrivi. Se è un cliente di quelli che segue queste indicazioni, non blocco niente, se no blocco, gli do dei permessi più bassi. Ok, quindi più o meno gestisco così la fase di consegna. Ciao Andrea, non hai avuto problemi con Svup e AMPS? A me non ricarica la pagina correttamente, mentre un altro server virtuale sì. Guarda, controlli i percorsi del menu, sicuramente sbagli i percorsi. C'è un metodo per clonare i siti dentro AMPS tipo local con le blueprint? Ah, questa è una bella domanda, ma credo purtroppo di no. Credo purtroppo di no, lui ti crea solo, diciamo, siti con, diciamo, blank, vuoti, no? Però sarebbe interessante, guarda qua. Ah no, guarda, c'è! Scusa, ho detto una cazzata. Guarda qua, se tu gli dici clone, lui qua te lo clona. Proviamo a testare, perché magari c'ha il dominio. Proviamo a clonare ProSide. Clona. Lo chiamiamo, provo a farlo così in diretta, ProSide V2 database clone installation. Che figo, non lo sapevo che c'era questa possibilità. Grande Carlo, questo è molto utile perché ti puoi permettere poi di farti anche delle basi di partenza e duplicare. Vediamo un po', ProSide V2. Vediamo un po'.
Yes, ragazzi. Sì, ma clonato, guarda, con tutti i contenuti. Figata. Figata, ragazzi. Top. Questo qua, ragazzi, questo qua, ragazzi, è lo starter che ho fatto per il corso Dev. Questa è una bombetta, eh. Tutto fatto con Swoop e tutto asincrono. Questo è una figata e lo utilizzerò come base di partenza per un progetto che sto iniziando in questi giorni. Ok, ottimo. Quando registri un dominio, inserisci le tue informazioni o quelle del cliente? Quando registri un dominio, anche se tu hai l'account, diciamo, d'agenzia con tanti siti sopra, il dominio lo devi intestare sempre al cliente. Quindi ragazzi, ok, ci siamo sparati tutte le domande. Vi ringrazio per essere stati con me in questa live e ci risentiamo brevissimo, magari sentiamoci sul gruppo, che se avete domande a riguardo fatele pure qui in live oppure le fate sul gruppo e andiamo avanti con le discussioni lì. E poi comunque settimana prossima parleremo ancora dei progetti per l'anno prossimo. Mi piacerebbe fare delle interviste agli utenti del gruppo per capire un po' quali sono diciamo, i trend, quali sono le esigenze anche di tutta la community. E vi mando lo spoiler del nuovo sito sul gruppo, sì, Lorenzo. E mercoledì prossimo uscirà un nuovo video. Adesso vediamo un po' su cosa lo faremo. Se avete dei siti da farmi analizzare, mandatemeli che magari li analizzo. Se no, comunque ci sono i regali di Natale che arriveranno, quindi i prossimi video saranno sui regali di Natale. Vi mando un abbraccione, ragazzi. Ci sentiamo presto e statemi bene. Un abbraccione, buon appetito.